anche della partita di oggi. Allora, Eli parla inglese, quindi abbiamo la traduzione simultanea, puoi metterla all'orecchio così. Così. Allora, Eli, avete dovuto aspettare la Coppa Italia per la prima partita in casa. Come è stato l'esordio al Palapalini? I was really excited to play the first game here because I was training already 2 months here and I really love this gym. And I was curious for the people, the spectators in Modena, so I was really, really excited. Ero molto, non vedevo l'ora di giocare qua perché sono già 2 mesi che comunque io mi alleno in questo palazzetto ed ero molto esaltata l'idea di esordire appunto in casa davanti anche al pubblico di Modena, quindi non vedevo l'ora di iniziare. Oggi partita molto difficile contro Forlì rispetto a quella della settimana scorsa in campionato. Come è andato? I think the first set was more easy than the rest. We won this set easy, the serve was going better and our system was going well. They also made a lot of more mistakes, but they start to play better. For sure they make use of our block and after we had some problems, but we continue to fight and that's all. Primo set è stato molto più facile, anche soprattutto per noi in battuta. E le nostre avversarie hanno commesso moltissimi errori, poi nel secondo set loro hanno anche migliorato un po' a muro e hanno portato a casa, ma poi dal terzo set in avanti insomma abbiamo ripreso il nostro ritmo e abbiamo portato a casa la partita. La prossima settimana andate a Forlì, in bocca al lupo, in Italia si dice non c'è due senza tre. Grazie. E un'ultima domanda, the last question. Do you like my t-shirt? I love it. Cosa ha detto? Che non gli piace. No, ha detto che gli piace. Grazie.